Qual è il Dio in cui noi crediamo? Noi diciamo Dio è onnipotente, creatore, Signore, ma chi ci ha rivelato l'immagine vera del volto di Dio? Gesù Cristo, che nell'orizzonte umano è un uomo sconfitto. Non dimentichiamoci quanto Paolo scrive: la croce, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per quanti credono essa è potenza di Dio e sapienza di Dio. Cari amici, fratelli e sorelle, la quarta domenica del tempo di Pasqua è tradizionalmente denominata Domenica del Buon Pastore, a motivo della pericope evangelica tratta dal decimo capitolo del Vangelo di Giovanni. Introdotti in questa liturgia della parola da quelle parole di reinterpretazione che Pietro fa negli Atti degli Apostoli, nel suo terzo degli otto discorsi che egli tiene in quel libro, dove prende una citazione del Salmo 117, la pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra d'angolo, fondamento, perché tutto ciò che destabilizza il potere dell'uomo deve essere eliminato, ma Dio ne ha dato a tutti prova certa con risuscitarlo dai morti. Cristo è la pietra scartata dai costruttori che è divenuta la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Ma questa salvezza Gesù Cristo ce l'ha mostrata con un gesto d'amore, un'offerta d'amore, la sua offerta sull'altare della croce. Io sono il buon pastore, quello che dà la vita per le pecore. Ego eimi, o poimen, o kalos. Nel testo greco è scritto: io sono il pastore, quello bello. Buono molte volte per noi può indicare una persona da bene, così, alla buona, ma detto con questa parola kalos, come per dire quello autentico, quello forte, quello che deve rivelare. Sì, perché qui noi che siamo abituati di più all'immagine del pastore che va alla ricerca della pecorella smarrita, qui in realtà troviamo un pastore che deve affrontare le difficoltà, le prove che vengono. Quando vede venire il lupo, egli non scappa, ma affronta il lupo, a differenza del mercenario che vede venire il lupo e scappa. Certo, l'immagine del pastore per il popolo di Israele era un'immagine molto da sempre utilizzata. Loro che venivano da una condizione di seminomadismo, anche quando si erano stabilizzati nella terra di Canaan, hanno tenuto sempre ad allevare agnelli, pecore, capre. E poi non dimentichiamoci che il grande re di Israele, il re Davide, era stato preso mentre pasceva il gregge. Per un re di Israele essere definito dal popolo "tu sei il nostro pastore" significava partecipare alla dignità stessa regale e divina del Signore, del Dio Salvatore di Israele. Ma qual è la differenza tra il pastore e il mercenario? Il pastore dà la vita, il mercenario abbandona le pecore e fugge. C'erano dei veri e propri contratti con cui venivano assunti questi mercenari per condurre al pascolo le pecore di alcune famiglie che magari si occupavano di altre. Questo pastore invece che cosa fa? Conosce le pecore lo conoscono come il padre conosce me. La conoscenza non è qualcosa di intellettivo, è qualcosa di esperienziale che coinvolge tutto l'uomo, ma questo pastore ha una preoccupazione: ho altre pecore che non sono di questo ovile, non sono di questo recinto, non sono di questa aulè, quest'aula. Anche quelle io devo condurre, ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Un pastore che parla, perché i pastori erano abituati a vivere più tempo con le loro pecore che non con le loro famiglie, e quindi veramente si arrivava a instaurare tra il pastore e le singole pecore un rapporto personale, il pastore che chiama le pecore per nome. Perché mai le pecore ascoltano sempre questa voce del pastore? Perché le pecore hanno un problema pratico: sono profondamente miopi, non vedono oltre i 3-4 metri e quindi hanno bisogno di ascoltare questa voce che riconoscono tra le mille voci.
Ma ci sono anche le altre pecore che sono di fuori di quest'aulè, come per dire del tempio, che era un luogo abbastanza circoscritto. Anche queste io devo condurre. Diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Che significa diventare gregge? Non è nel senso in cui dice Nietzsche. Nietzsche dice: i cristiani sono come un gregge, hanno bisogno di altri che dicano loro quello che devono fare, non sono capaci di scegliere. No, il gregge per noi indica la comunità, il vivere insieme sotto un solo gregge, sotto un solo pastore. È imparare da lui che dona la vita, che la espone, il verbo che viene ripetuto continuamente è il verbo titemi, esporre, offrire, donare. È una cosa che egli fa in libertà e chiedi anche a noi di farlo. In questa domenica in cui vogliamo pregare per le vocazioni e vogliamo scoprire anche noi la bellezza di essere pastori, ovvero custodi delle persone che ci sono state affidate. Buona domenica del buon pastore a tutti.